Ancora insieme, buongiorno con noi, martedì 27 maggio, terza parte, ancora in compagnia del questore di Lucca Claudio Cracovia, l'ultimo blocco di trasmissione appunto con lui perché poi lo mandiamo, lo restituiamo ai suoi impegni e allora ne approfitto per farle subito qualche domanda, signor questore. La situazione in Versilia, no? Ogni estate si parla dei rinforzi che dovrebbero arrivare in Versilia per garantire la sicurezza, no? Perché aumentano chiaramente la residenza, le persone che vanno ad abitarci, i turisti eccetera eccetera. Fra l'altro proprio nel giornale di ieri, nel Tirreno di ieri, il prefetto Giovanna Cagliostro, intervistata in questo articolo da Donatella Francesconi, diceva allarme e criminalità, il prefetto attenzione massima sulla Versilia. Qual è la situazione, se ce lo può dire, ecco, per quanto riguarda questi famosi che ogni anno, no, noi raccontiamo, rinforzi estivi, arriveranno come sempre, saranno sufficienti, non sono mai sufficienti perché per garantire, no, quello che vorreste ci vorrebbero decine e decine di uomini? Beh, guardi, posso innanzitutto, insomma, il piano di rinforzi è stato già elaborato per tempo, di concerto appunto con il prefetto Cagliostro, arriveranno i rinforzi come sono arrivati tutte le estati, anzi devo dire che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non è che ci manda i rinforzi solo in occasione del periodo estivo, non dimentichiamo anche il periodo del Carnevale, dove insomma abbiamo la possibilità per un mese e mezzo di avere ulteriori persone da impiegare sul territorio, questo indipendentemente da quelle che sono le esigenze delle sfilate o delle feste o degli eventi connessi al Carnevale. Ma non dimentichiamo poi l'impegno pressoché quotidiano del reparto prevenzione crimine di Firenze, che dà una grossa mano per quelle operazioni che noi definiamo ad impatto sul territorio, anche perché controllare il territorio significa conoscere il territorio e conoscere tutto ciò che sul territorio vive, si muove e studiare anche le modalità di come questo avviene. Quindi l'attenzione sulla Versilia è da sempre massima, non è mai calata né calerà mai. Anzi, come voi, anche voi spesso avete raccontato fedelmente, e perciò tra l'altro colgo l'occasione per ringraziarvi, come vedete, noi abbiamo spostato anche l'azione di un reparto d'eccellenza dal punto di vista investigativo come la squadra mobile sulla Versilia, come testimoniano operazioni concluse, operazioni che andranno a concludersi. Quindi vorrei tranquillizzare gli abitanti della Versilia e questo mi rendo conto forse è un'impresa difficile visto gli episodi di criminalità che si registrano, che la nostra attenzione è massima e se serve intensificheremo praticamente tutte le iniziative sul territorio appunto in vista della stagione estiva. Cercheremo di farlo sempre meglio, questo senz'altro. Periodicamente si parla, vengono fuori delle voci che il commissariato di Forte dei Marmi, il distaccamento di Forte dei Marmi piuttosto che quello di Viareggio potrebbero essere ridimensionati, chiusi. Al momento possiamo rassicurare, guardi, rimane tutto in piedi? Cioè, guardi, io posso dire li ho opportunamente potenziati da quando sono questore a Lucca, anche perché ritengo entrambi i commissariati soprattutto in una posizione strategica vista la conformazione geografica della Versilia, quindi sono praticamente posti in una posizione che ai confini con le province di Massa da un lato e di Pisa dall'altro e permettono praticamente insomma, un controllo e anche una convergenza sulla fascia costiera e anche non dimentichiamo che non c'è solo la fascia costiera ma la Versilia ha anche una fascia così collinare e montana alle spalle che è vero non ha i problemi connessi agli insediamenti turistici, però insomma vista la vastità del territorio anche la difficoltà di muoversi, di raggiungere quel territorio può comportare dei problemi. Insomma, abbiamo avuto delle rapine in abitazione anche nella retroterra versiliese, alcune delle quali le abbiamo tra l'altro
in ordine a alcune delle quali abbiamo così scoperto gli autori, insomma, con l'operazione che vi ricordate, che viene ricordate come Falange Macedone. Abbiamo 3-4 minuti prima di lasciarla andare, sì. No? Perché voglio rispettare l'impegno che mi ero preso all'inizio trasmissione. Due domande, l'ultima è, come dire, è leggera, ma prima vorrei parlare invece del caso della signora Luana Mariani, no? Trovata morta nella sua abitazione, se non ricordo male, il 4 aprile, nella propria abitazione del Forte dei Marmi, legata, imbavagliata, insomma, vittima di una rapina, si suole dire in questi casi, finita male, probabilmente insomma, per convincerla o comunque per tenerla ferma l'avevano legata e imbavagliata. Siete riusciti in un mese a risolvere il caso, anche se noi giornalisti per motivi legali e tutto quanto parliamo di presunti responsabili, no? Perché fino al terzo grado di giudizio qui bisogna dire presunti responsabili, sicuramente è stato per voi aver risolto il caso una grande soddisfazione in un mese. Assolutamente sì, oltre al fatto che insomma, è stato gratificato il lavoro di un'equipe formata dal commissariato di Forte dei Marmi, dalla squadra mobile, ma non solo, dal servizio centrale operativo, dal servizio cooperazione internazionale, dalla polizia romena che sin dalle prime fasi delle indagini ci ha dato una collaborazione tempestiva ed efficace, ma soprattutto perché abbiamo ridato fiducia, abbiamo rassicurato attraverso la testimonianza che lo Stato c'è ed è capace di dare risposte a una cittadinanza che era legittimamente scossa. Un'ultima domanda, signor Questore, prima di mandarla via, cambiamo decisamente argomento, so che è un appassionato di calcio, ex giocatore della Triestina. Sì. In che ruolo giocava? Ala centravanti, 30 anni e 30 kg fa, dico io, anche più. Poi perché non ha continuato? Era inconciliabile il calcio con la sua carriera? Ma diciamo che uno arriva in alcuni momenti della vita in cui deve scegliere cosa fare da grande. Io ho scelto, ecco, quindi ho lasciato così il calcio semiprofessionistico, diciamo, e mi sono così concentrato sugli studi e penso di aver fatto bene. Però so che è un tifoso dell'Inter. Io qui ho la prima pagina della Gazzetta dello Sport che parla del Milan. Sì. La svolta è fatta. Milan a Pippo Inzaghi, ovviamente. Che ne pensa? Sarà un bel derby il prossimo anno, voi vi tenete Mazzarri e il Milan punta su Pippo Inzaghi. Saranno due bellissimi derby, soprattutto se li vinceremo, come spero. È fiducioso comunque. Assolutamente. Poi noi amiamo, abbiamo farci del male all'Inter, però devo dire che noi tifosi interisti siamo capaci anche di soffrire in silenzio. Lei pensi, io ho vissuto e lavorato 20 anni a Torino in un periodo in cui di scudetti l'Inter ne ha vinti pochi, e invece la squadra che non cito nemmeno ne ha vinti molti. Quindi insomma, pensi che determinazione a rimanere interista, che fede incrollabile nell'Inter. Ma siccome io sono della Juventus la cito io, ecco, ok, touché. Io ringrazio davvero il questore De Luca, Claudio Cracovia, per questa bella mattinata che abbiamo passato insieme. Grazie, ha rassicurato i cittadini, ma ci ha parlato anche un po' di lei e ci ha fatto piacere. Grazie davvero. Un particolare saluto ed un abbraccio ideale a tutti i vostri telespettatori. Io, ripeto, mi sento uno di voi e veramente invece complimenti a voi per il lavoro che fate giornalmente. Grazie e buona giornata. Grazie. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, così liberiamo dal microfono Claudio Cracovia, ci vediamo fra pochi istanti, l'ultima parte di Buongiorno con noi.